Ciao a tutti, aspetto qualche secondo che si colleghi qualcuno e poi vi aggiorno su una cosa importante. Solo qualche secondo, diamo possibilità di collegarsi a tutti quanti perché vi devo aggiornare su una cosa veramente importante. Io sono a Roma. Sono quasi le 19, abbiamo votato la fiducia al decreto sostegni oggi, sostegni 1 qui alla Camera. Domani ci sarà il voto finale e vi volevo aggiornare su una situazione. Ci sono già un po' di persone collegate, ciao a tutti. E quindi, ragazzi, allora, avrete letto ovviamente il post con il quale annuncio questa diretta e l'argomento, ma ve lo ridico di che cosa si tratta. Allora, ricorderete qualche mese fa, esattamente a gennaio, il 30 gennaio del 2021, denunciai pubblicamente, anche con un esposto in procura, oltre ovviamente a dei comunicati stampa, denunciai un fatto increscioso, ossia. Voi sapete benissimo che da diverso tempo, da alcuni anni, mi occupo delle occupazioni abusive, degli alloggi popolari, delle case popolari e delle decadenze ferme al palo da troppi anni in provincia di Lecce, in tutti i comuni, o quasi tutti i comuni della provincia di Lecce. Bene, il 30 gennaio del 2021 ho denunciato un fatto increscioso, ossia l'occupazione di un immobile da parte del sindaco di Otranto, immobile che doveva essere dato ad un cittadino bisognoso e che invece dai documenti in mio possesso risultava e risulta ancora in possesso occupato dal sindaco o dalla famiglia del sindaco di Otranto. Infatti, in questo articolo di giornale datato 30 gennaio 2021, denunciava appunto questa cosa e il sindaco rispondeva dicendo che lui aveva diritto a questo alloggio e quindi è andata avanti un po' la diatriba per qualche giorno sui giornali e sui social. Ovviamente io ho fatto anche un esposto alla procura e si sono attivati dei meccanismi, si sono attivate delle procedure e oggi sono venuto in possesso di un'ordinanza, la numero 19 del 10 maggio 2021, da parte dell'Ufficio Affari Generali del Comune di Otranto. E che cosa dice questa ordinanza? Ci sono ovviamente una serie di premesse, io ve ne accenno solo qualcuna. La prima è quella di ricordare che dal novembre 2017 è stato avviato un procedimento per la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio popolare nei confronti del sindaco di Otranto Pierpaolo Caridi. Successivamente alla mia denuncia, poi del 30 gennaio 2021, esattamente il 3 febbraio 2021, veniva disposto un sopralluogo nei confronti appunto dei soggetti che ho citato prima da parte della Polizia Municipale di Otranto. Sopralluogo che è stato effettuato e la polizia ha constatato che l'alloggio era occupato non dal sindaco di Otranto Cariddi, ma era occupato stabilmente dalla figlia del sindaco. L'8 marzo, quindi poco più di un mese dopo, Arca Sud Salento sollecitava la conclusione del procedimento di decadenza nei confronti appunto di Cariddi Pierpaolo. Per quali motivi? Per la mancata stabile occupazione dell'immobile, che è uno dei motivi per cui poi sopraggiunge la decadenza. Per il superato reddito, quindi avendo un reddito superiore a quello consentito, stabilito per accedere ad un alloggio popolare, quindi anche questo requisito non c'era in questo caso, e
perché anche il sindaco di Otranto risulta essere proprietario di un altro immobile proprio ad Otranto. Quindi non ci sono proprio i requisiti per rimanere in questo alloggio, né nemmeno per acquistarlo, come invece dice il sindaco. E questo lo dice, non lo dico io, ma lo dice l'ordinanza numero 19 dell'ufficio affari generali del comune di Otranto. Quindi non è che lo dice Leonardo Donno, ma lo dice l'ufficio affari generali del comune di Otranto. Andiamo avanti. Il 21 marzo, quindi, al sindaco di Otranto Cariddi veniva notificato questo ulteriore avvio di procedimento finalizzato alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, sito in via, eccetera, eccetera. Vi risparmio questi dati. Veniva richiesto da parte dell'avvocato del sindaco Cariddi un parere da parte della commissione. La commissione, il 7 aprile del 2021, esprime parere favorevole alla decadenza. Benissimo, quindi questa ordinanza di pochi giorni fa dispone quanto segue: la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, quindi della casa popolare, di proprietà di Arca Sud Salento, ex IACP, sito in via, ometto la via, nei confronti del signor Cariddi Pierpaolo, vi ricordo, sindaco di Otranto, con conseguente risoluzione di diritto del contratto e cessazione di ogni suo effetto dalla data di notifica del presente atto. Quest'atto mi risulta sia stato notificato al signor Cariddi e quindi questa ordinanza sempre dispone al signor Cariddi di rilasciare l'immobile immediatamente o comunque entro 6 mesi e non oltre il termine da quando è stato notificato questo atto. Quindi a partire da qualche giorno fa il sindaco avrebbe 6 mesi di tempo. Quindi questa è l'ordinanza. Ordinanza che ovviamente mi fa piacere, perché dopo la mia denuncia pubblica, dopo il mio sposto in procura, qualcosa si è mosso. E io mi ricordo che sulle case popolari, sulle occupazioni abusive degli alloggi popolari e sulle decadenze che ormai da troppi anni vengono lasciate lì nel dimenticatoio da parte di alcuni sindaci che sono poco attenti, devo dire, altri invece devo dire che si stanno interessando e stanno collaborando con Arca Sud, con il sottoscritto, e io ricordo ancora oggi che sono assolutamente a disposizione di tutti i sindaci, di tutti coloro che vogliono collaborare per risolvere questo problema. E preciso anche un'altra cosa, che questa non è una battaglia che faccio contro la povera gente, contro i cittadini in difficoltà che magari per disperazione sono costretti ad entrare perché hanno dei bambini piccoli, dei disabili, ad entrare in un alloggio popolare. Io con questa battaglia, con queste denunce che porto avanti ormai da alcuni anni, voglio colpire proprio queste situazioni dove ci sono alcuni politici di mezzo. E questo è inaccettabile, è inconcepibile. E mi preoccupa di più il fatto che per anni si sia ignorato questo discorso, nessuno si sia interessato al problema, ed è questo che mi fa, diciamo, provare un po' più di vergogna rispetto a delle situazioni che posso anche comprendere, ma non posso tollerare che addirittura dei sindaci siano coinvolti in episodi incresciosi come questo. Quindi non colpire la povera gente, non colpire i disperati, ma colpire delle situazioni dove l'amico dell'amico scavalca chi onestamente, chi rispettando la legge, chi con dignità è in una graduatoria e invece viene scavalcato dal furbo di turno, dall'amico del politico o dall'amico del potentato di turno. Questo è inaccettabile, è inconcepibile. Ed oggi, con questa ordinanza del comune di Otranto che va a colpire appunto il sindaco di Otranto che occupa senza titolo un'abitazione, anzi la figlia del sindaco che occupa senza titolo, secondo i documenti che ci fornisce Arca Sud, che fornisce lo stesso comune di Otranto, l'ufficio affari generali, quindi non io Leonardo Donno, ma il comune di Otranto stesso dice che quell'alloggio non spetta al sindaco di Otranto. E allora io faccio un invito al sindaco. Sindaco, sicuramente non ho dubbi, lei è una persona per bene, è un politico onesto
E allora dia una dimostrazione di onestà, di integrità, un segnale di trasparenza e di giustizia sociale, di onestà, di legalità. Rinunci immediatamente, senza attendere, senza fare ricorso, rinunci immediatamente a questo immobile e lo dia, lo riconsegni al comune in modo tale che chi è in graduatoria da tempo e attende una casa, ovviamente rispettando la legge, rispettando le graduatorie che sono ferme, ricordiamolo, non solo a Otranto ma in provincia di Lecce e in moltissimi comuni, facciamola scorrere questa graduatoria, diamo la possibilità a chi ne ha bisogno di entrare in questo alloggio popolare. Quindi io sindaco la invito a lasciare questo immobile, un invito che faccio, dia un segnale ai suoi concittadini, ai cittadini onesti, ai cittadini che ancora credono nelle istituzioni, che credono nella politica, nei politici per bene. E siccome, lo dico nuovamente, io ritengo che lei sia una persona per bene, ci eviti l'imbarazzo di andare avanti e lasci questo immobile a un suo concittadino che ne ha bisogno. E poi per chiudere volevo dirvi questo. Ovviamente io sono contento che qualcosa si muova, troppo lentamente però, troppo lentamente. Ci sono tanti sindaci, tanti consiglieri comunali con i quali mi sento spesso in provincia di Lecce che stanno collaborando con Arca Sud, con il sottoscritto. Stiamo cercando di sbrogliare questa situazione che da anni si trascina, perché nessuno se n'era occupato. Nessuno si occupa degli ultimi, nessuno si occupa di questa situazione. A pensar male a qualcuno forse conviene, perché sappiamo benissimo che nei quartieri popolari, nelle case popolari a volte entra anche la criminalità, ma ne approfittano anche i politici nel momento del bisogno, andando in periodo magari di campagna elettorale a chiedere il voto, a rassicurare gli occupanti abusivi o coloro che hanno delle decadenze, delle procedure di decadenza già avviate, a rassicurarli che la situazione, insomma, non verrà toccata. Io questo modo di fare politica, questo modo di concepire, veramente non mi capacito. Guardate, io non voglio usare parole forti, però veramente a me fa schifo tutta questa situazione. Ci sono tanti altri comuni in provincia di Lecce nei quali ovviamente leggete ogni tanto sulla mia pagina, e chi è della provincia di Lecce legge anche sui giornali locali, sui quotidiani. Io batto sempre sulla collaborazione per risolvere quanto prima questo problema. A breve presenterò anche una proposta di legge che a livello nazionale può magari aiutare gli enti territoriali, i comuni, i sindaci a risolvere questo problema. Però serve collaborazione da parte di tutti e serve soprattutto che i politici diano l'esempio. E quindi chiudo nuovamente facendo l'invito al sindaco a dare un segnale forte. La città di Otranto, l'ufficio affari generali, con l'ordinanza numero 19 del 10 maggio 2021, ha detto che questo alloggio, sindaco, non ti spetta, non spetta a tua figlia, non spetta alla tua famiglia, perché non hai i requisiti. E quindi io ti invito veramente a dare un segnale ai tuoi concittadini e a rilasciare immediatamente l'immobile per permettere di entrare in quell'immobile, di far entrare una famiglia che ne ha veramente necessità, che ne ha veramente bisogno, soprattutto in un periodo come questo. Io, amici, ovviamente vi terrò aggiornati su questa situazione e su tutte le altre situazioni. E non appena sarà pronta la proposta di legge, ve ne parlerò sicuramente in un'altra diretta, in un altro video, in altri post. Per qualsiasi cosa, ovviamente, io sono a disposizione di tutti i sindaci, di tutti i politici, di tutti i consiglieri comunali, di tutti coloro che vogliono collaborare per risolvere questa situazione. Io ci sono, io non faccio nessun passo indietro, non arretro di un millimetro su questo. Finché non si risolve questo problema, io continuerò a battere il chiodo, io continuerò a pressare tutte le istituzioni coinvolte, tutti gli attori coinvolti, e continuerò ad essere dalla parte dei cittadini onesti, della gente per bene che rispetta la legge e che attende il suo turno, però ormai da troppo tempo. Diamoci una mossa,
Diamoci una mossa, diamo un segnale che la politica funziona, che le istituzioni funzionano e che lavoriamo senza sosta nell'esclusivo interesse dei cittadini, dei cittadini. Quindi ragazzi, volevo aggiornarvi su questo, è una notizia positiva, ripeto, ovviamente sarà ancora più positiva quando il sindaco rilascerà l'immobile, e che questo sia un segnale per tutti coloro che pensano di fare i furbi. Io continuo a ricevere segnalazioni ogni giorno e quando c'è qualcosa di preoccupante, di sospetto, lo segnalo in procura. Ci sono già delle indagini aperte e io non mi fermerò, lo dico ancora una volta, non mi fermerò. Anche perché so che tutti i cittadini onesti, che sono la stragrande maggioranza, sono dalla mia parte. E anche i politici onesti sono dalla mia parte. Bene, vi ho detto tutto, adesso ritorno al lavoro, ritorno qui alla Camera. Domani voteremo, faremo il voto finale sul decreto sostegni e poi vi terrò aggiornati su tutti i provvedimenti che stiamo portando avanti. Giovedì partirà la commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi e io ho l'onore e il privilegio di essere componente di quella commissione. Ovviamente vi terrò aggiornati su tutto quanto. Vi prego di condividere questo video, di far arrivare queste informazioni laddove devono arrivare. Io mi auguro che il sindaco veda questa diretta. Io ovviamente faccio nuovamente l'invito e chiudo al sindaco a valutare con attenzione i prossimi passi. Vi saluto tutti quanti, un abbraccio a tutti, non mollo, non molliamo e ci vediamo presto. Ciao a tutti.